Ciao a tutti, io sono Mirko e oggi vediamo come collegare le riceventi per Crossfire. In questo video utilizzerò una Crossfire Nano RX, ma il procedimento è uguale per le altre riceventi compatibili col Crossfire. Iniziamo preparando la ricevente saldando i cavi che ci vengono forniti in dotazione. Con la ricevente in questa posizione saldiamo il cavo nero nel GND, il cavo rosso nell'ingresso 5V, il bianco nel canale 1 e il cavo giallo nel canale 2. Per finire colleghiamo l'antenna al connettore e proteggiamo tutto con il termorestringente che ci viene fornito in dotazione. Il risultato finale sarà questo. Ora siamo pronti per collegare la ricevente al flight controller. Dovremo individuare una porta UART che metta a disposizione sia RX che TX. È necessario che questi pad appartengano alla stessa porta UART, altrimenti il Crossfire non funzionerà. Se state utilizzando un flight controller F4, fate attenzione a non collegare il Crossfire nei pad dedicati alle riceventi FR Sky. Infatti i pad S-Bus e SmartPort dei flight controller F4 hanno inversione e non vanno bene per le riceventi TBS. Se invece avete una scheda F3, F7 o KISS, potete usare qualsiasi porta UART senza problemi. In questa build utilizzo i pad GND, 5V, RX6 e TX6. Collego il pad GND della ricevente con il pad GND del flight controller. Poi collego il pad 5V della ricevente con il pad 5V del flight controller. Ora è venuto il momento di collegare RX e TX. Mi raccomando, prestiamo attenzione perché questi pad vanno collegati incrociati tra loro. Quindi collego il TX della ricevente con l'RX del flight controller. Poi collego l'RX della ricevente con il TX del flight controller. Dopo aver collegato la ricevente possiamo fare il bind. Questa operazione con il sistema Crossfire è decisamente semplice, in quanto facciamo tutto dalla radio senza dover intervenire sulla ricevente. Teniamo premuto a lungo il tasto menu e andiamo a pagina 2. Clicchiamo sulla cartella Crossfire, poi teniamo premuto su crossfire.lua e diamo esegui. Scegliamo il nostro modulo, poi andiamo su Binding e clicchiamo Enter. Se abbiamo aggiornato il modulo ma la ricevente ha ancora un firmware vecchio, ci verrà subito chiesto di aggiornarla. Anche la procedura di aggiornamento della ricevente è semplicissima, in quanto il firmware viene trasmesso via radio dal modulo. Quindi clicchiamo Enter per aggiornare. Lasciamo così qualche secondo per far completare l'aggiornamento. Il LED verde inizierà a lampeggiare. Perfetto, l'aggiornamento è andato a buon fine. Come vedete abbiamo la luce verde fissa sia nella ricevente che nel modulo. Infatti, oltre all'aggiornamento, è stato eseguito il bind in automatico. Ora eseguiamo di nuovo il crossfire.lua. Come vedete, tra le periferiche Crossfire adesso abbiamo anche la Nano RX. Clicchiamo Enter per accedere alla configurazione. Con gli ultimi aggiornamenti Crossfire, la ricevente è già configurata al meglio. Vi consiglio di lasciare queste impostazioni come sono. Le riceventi TBS hanno tutte la telemetria. Non ci rimane che andare alla pagina telemetry della Taranis e fare un Discover New Sensor. Dopo qualche secondo, diamo Stop Discovery. Come vedete ha trovato tutti i sensori disponibili nella ricevente e nel flight controller. Adesso è venuto il momento di configurare la ricevente su Betaflight. Clicchiamo su Connetti. Andiamo in port e settiamo Serial RX nella porta UART dove abbiamo collegato la ricevente, nel mio caso la UART 6.
andiamo in configurazione e scendiamo verso il basso. In Receiver scegliamo Serial Based Receiver. Nel tab sotto scegliamo CRSF, che è il protocollo del Crossfire. Non dimentichiamoci di attivare Telemetry. Adesso andiamo nel tab Receiver e proviamo la nostra radio. Perfetto, è tutto a posto. Per concludere fissiamo l'antenna al frame. Un buon metodo è usare delle fascette e posizionarla sotto un braccetto. In questo modo l'antenna rimane distante dalle parti in carbonio. Infatti il carbonio potrebbe schermare la ricezione facendo diminuire la portata del Crossfire. Questo era il mio tutorial su come collegare e configurare una ricevente Crossfire. Grazie per aver visto il video, non dimenticate di iscrivervi al canale e di mettere mi piace. Se volete potete supportarmi anche su Patreon cliccando il link a fine video.